Vieni anche tu a mangiare il frullino del mulino bianco. Ti frulliamo tutto. Un osso arrabbiato con la vita. Un osso molto arrabbiato con la vita. Il ritmo dell'imperatore. Aspetta, no. Aspetta, no. Continuo a soffocarmi. Porca putz. C'è che. Allora. Se mi scendi mentre sto. No, non si può. YZ. Vaffa. Porco cane. Troppe cose che si muovono. Ragno. Che bello questo gioco. Cape. 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 Assistente, speravo fosse finita sta tragedia di sto gioco. Ora abbiamo un bricco di latte. Sono 4 anni e mezzo che mi dicono latte per uscire il DLC. Io che dico no, tanto il DLC non esce, lo rimandano all'infinito. E no, il DLC è arrivato, bambini siete contenti? Il telone no, il telone decisamente no, perché io ho odiato Cuphead, io faccio schifo in questo gioco. E oggi lo vedrete. Lo vedete un bel uncut in cui vedete la sofferenza teloniana, che peraltro io devo ancora andare a dormire stanotte. Beh, quest'oggi sono in piedi da circa 34 ore, quindi sono un attimino sul nervoso. Cuphead non è decisamente un gioco che dovrei farmi. Ah sì, a proposito c'è la... quella là, come si chiamava? Insistente, buongiorno. Sei cattivo. Sentite la musichetta? Insistente, godiamoci 5 secondi di gioia, perché fra 2 secondi ci tireremo le bombe a mano. Sottolineando che faremo schifo anche perché io sto male. Ah sì, l'assistente si sta riprendendo da una congestione orribile, cioè il catarro che gli esce anche dalle unghie, una roba assurda, ecco. Tieni. Mi ha preso Covid, lights e l'ebola. Urlerò male, bestemmierò male e giocherò male. Se avete da criticare potete prendere la porta. No, facciamo una premessa. Siete qui per vedere un video brutto su gente brutta che gioca in maniera brutta. Parla per te, brutto. Mamma. Ok, torno a tornare. Se rispondeva qualcuno mi spaventavo. Sì, mi spaventavo anch'io, non dovrebbe esserci nessuno. Allora, assistente, cosa potrebbe mai andare storto? Avanti, sono passati, cos'è, 4 anni e mezzo, era la fine del 2017. Aspetta che mi metto in modalità. Brava assistente, bravo. Ragazzi, se facciamo, se affrontiamo il primo boss e lo superiamo, è un miracolo. Devo dire una cosa, posso? Dica. Cape! Ecco, sì, cominciamo male. Grazie, congestione. Ribadisco, andrà male perché io ho troppo sonno e facevo schifo quando stavo bene nel 2017, che ancora non avevo tutto lo schifo. Allora, Calice delle Meraviglie mi ha affidato un messaggio per te. Ha bisogno del tuo aiuto. Un'isola lontana, una scoperta misteriosa. Il vascello attende, è ora di salpare. No. Arrivederci. Buona signora, io direi che per questo video allora è tutto. Vado qua a giocare col pesciolino. Non ci capisco più niente. Ok, assistente, salpiamo e tanti saluti. Sampei. Si sente, si ricorda la serie TV su Netflix di Cuphead? Sì, mi sono divertita al morire. È stata fantastica, una critica? Troppo breve! Ne voglio altri di episodi, che cocchio! Se non l'avete vista, vedetela! Abbonatevi a Netflix, rubate Netflix! Ma cosa, che si venivano su Instagram a dirmi "Avvertente, è uscito la serie!" Sì, qualcuno confondeva la serie col DLC. Sì. Oh, eccoli qua. Cosa avrà mai spinto Calice delle Meraviglie a venire fin qua giù? Che nome cacchio è? Acciderba, Cuphead, non saprei. Spero che stia bene. Siamo davvero lontani da casa, non rompa le balle. Ho mal di gola e sono stanco. Lui vuole quella voce da no, non riesco a fare la voce di quel doppiatore. Per tutte le trottole, ce l'avete fatta, ragazzi? Vaffanculo, si sente. Ho una notizia formidabile. Non riesco a fare le voci, sono stanco. Ho registrato 5 video nelle ultime 36 ore. E ha a che vedere con questo frullino qui. Date un morso e vedete voi stessi. Vieni anche tu a mangiare il frullino del mulino bianco. Ti frulliamo tutto. E tu stupidamente mordi subito. Yay, era buonissimo. Wow, sono allergico ai frullini, sono morto. Ha funzionato davvero, sono di nuovo viva. Ecco ragazzi, se un fantasma vi offre un frullino, biscotto! Chiamate Ghostbuster. Era un biscotto. Ma ora sono io un fantasma. E gliene frega un cocchio, perché le donne funzionano così. Andiamo, Nuggets. Che succede qui? È finito tutto sotto sopra. Seguitemi ragazzi, posso spiegarvi tutto. Ma che cocchio, mi hai tecnicamente ammazzato. Per anni ho cercato il modo di fuggire dal piano astrale, ma niente aveva mai funzionato. Fino a ora, ragazzi, vi presento. Wow, il Pinzimonio Salieri è il più grande cuoco che ci sia. Sì, ma è morto. No, aspetta, è di vetro. Benvenuti amici, benvenuti nella mia panetteria. Ah, Chalice, il mio frullino ha funzionato a meraviglia.
Oh, per tutte... No, poi chi è che lo sta dicendo? Ma non... Credo... Chi è che lo sta dicendo? Credo lui. Oh, per tutte le stelle, i pan di stelle. Yay, sono tornato vivo, che bello. Oh no, sono di nuovo un fantasma. Vedi, apre la boccuccia lui. Sì, ma io ho mal di gola. Oh, bella, alquanto volubile quel frullino. Dolce sapore, ma di breve effetto. Ma non vi ingustiate, mie piccole tazzine. Ho elaborato una nuova portentosa ricetta. Un solo morso di questo fantastruffolo. Ma una parolaccia. Ehi, bambino, lo vuoi un fantastruffolo? Che saggio. Fantastruffolo. Che è buono fantastruffolo come Acheron. E avrete il completo controllo del pinostrole. Questo fantastruffolo la riporterà in vita una volta per tutte, senza doverci scambiare di posto o cose simili. Ma certo, c'è solo un problemuccio. La ricetta richiede ingredienti eccezionali, custoditi dai più temibili nemici. Non c'è niente di meglio da fare. Non potremmo andare al Conad e risolverla no. Pacificamente, no? Beh, se il fantastruffolo servirà a riportare Shalice alla vita, allora per d'incimbacco, l'ho detto malissimo, ci siamo capiti, troveremo quegli ingredienti. Mi piacciono le loro bestemmie trasformate da... Ah, aspetti, che il mal di gola si sta facendo sentire. Un attimo, non clicchi, faccio a bere. Mi si è resettato il cellulare, non so perché. O si è buggato il cellulare. Perfetto, ma... C'è caldo. E c'è caldo anche lui. In guardia, intrepide tazzine. Recuperare quegli ingredienti sarà una sfida di ingegno e volontà, no, di buccio di culo che io non ho. Ma ricordate che come ogni buon piatto, gli ingredienti segreti sono l'anima... Anima e core, volevamo se bene, ok, siamo... Ma che belli, che saltellano tutti, ma... No, adesso ci voglio vedermi la serie TV, ma porco cane. Guardate che è proprio... cellulare? Dai un attimo. Non è morto, mi sa che è morto. Ah, io ho il cellulare morto. Un'ultima cosa, ragazzi. Signore, possiamo andare in partita? Ricordate di segnare quel bel amuleto a forma di biscotto nel menù se volete combattere nei panni di Shalice. Vuoi combattere nei panni di Shalice, assistente? Cosa gli hai fatto? Niente! Ha detto cappe del cellulare, si è buggato, crashato e tutte cose. Assistente, prema cerchio e tutte... No, è proprio morto. Non si spegne nemmeno. Ah, ok, si è spento. Ok, allora... Cosa hai fatto? Ho toccato. Non corriamo, tazzine! Solo Shalice può esplorare il mio ricettario magico, perciò uno di voi dovrà segnare quel frullino del menù. Come non detto, non leggiamo il menù. Non leggiamo il menù, assistente! Dobbiamo almeno fare la prima battaglia. Ultime notizie! Pinzimon Salieri premiato miglior pasticciere del mondo! Oh, siete quelle tazzine che hanno sistemato Satanas, ovvero? Quest'isola è tosta, ma se avrete dato il ben servito a quel demonio, servitevi pure. Sì, ma sono anche passati 4 anni e mezzo. Ehi, amici, prendete questi quattrini. I quattrini mi piace. Avete fatto un favore al mondo. Yay, 3 monete d'oro! Io perché sono più povero di te? No, ma io sono più ricco di te. Assistente, si muova il culo e non rompe le scatole. Sicuramente ci saranno monetine nascoste da qualche parte. Ciao, shop! Ma eravamo 2 secondi fa lì. Clicchi e entra dopo che ha cliccato. Aspetta che c'ho il cellulare che si avvia, tutte cose, perfetto. Ma mi ingannano, io ho pochi soldi. Ma io sono il rosso, perché c'ho i numeri blu? Ah, è vero. Vabbè, lasciamo stare che... Ah, sì. Io sono il rosso. Ah, è vero, perché ancora non ho capito che tendenzialmente seguiamo i luoghi comuni di uomo, blu, donna, rossa. No, perché anche i nostri luoghi sono di quel colore deficiente. Ah no, per dinci baccolon. Persona diversamente intelligente, chiamami così per favore. Ti sente, siamo a 10 minuti e non abbiamo mi ancora... Mi dici cosa cazzo c'è? Ah no, in italiano stavolta. È tutto in italiano, non è più in inglese. Porco cane, va là, ci assistente, assista. L'assistente mi diceva, perché non prendi la convergenza, cretino? Proprio così, ma non è vero. C'è la congestione che la fa. Ma non è vero, c'è ancora l'audio. Posso ancora No, 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 andiamo avanti, assistente. Non siamo neanche entrati in partita. Vai. Ma perché non si poteva sparare col grilletto? Non si poteva sgrillettare? Una volta? Non mi ricordo più nemmeno io. Allora, al posto del coso triplo abbiamo la convergenza astrale? Sì, destoca. Io mi sono già dimenticato i tasti, io non ricordo nulla. Facevo schifo quando non facevo troppo schifo. Assistente, cosa dobbiamo affrontare? Quelli sono piedi. Quelli sono... Vero, sono piedi. Tipo odore di gorgonzola. Dobbiamo scendere, forse c'è qualcosa di meno cattivo. Dice. Qua c'è un buco. Ecco, poi tira di 20 per vedere se... No, c'è un ragno, assistente. Ci sono i ragni, chiaramente non promette bene. Assistente, dove è andata? Io giro per le case. Assistente, dove è andata? Ho trovato la monetina! Assistente, si fa i giri delle mappe. Io mi ero dimenticato che lei andava a cercare gli angolini, quelli bastardi. Tipo, ma lo sai che ci vai sotto il ponte nella prima mappa? Lo sai? Non lo so. Dove puoi... Ciao! Come sei arrivata là sotto? Torna su, cretina. Non so come. Dicevo, lo sai che se vai sotto il ponte della prima mappa c'è un livello segreto. No, ragazzi, è un video musicale. No, assistente, non subito. Cerchiamo di affrontare i primi livelli. Come puoi arrivare lì sotto? Mi sono perso. Non clicchi sulle cose a caso. Assistente, allora vado qui e da tanti saluti. No. Abietti nanetti. Mi pare una cosa bella da dire. Ci sono i nanetti? No, diversamente alti, che sennò ci scomunicano il video. Wow, che bei nanetti, piccoli stellini. Assistente, si ricorda qualcosa? No.
Ok, allora aspetta che non faccio boiate. Questi, aspetta, c'erano quelli rosa che andavano doppio cliccati, mi pare. Ah, sì, vabbè. Io sto confondendo me con lei, ma vabbè, dettagli. Peraltro ci sono le... Cos'era quello? Cos'è? Un orso arrabbiato con la vita. Un orso molto arrabbiato con la vita. Aia, cos'è che mi ha colpito? Il nanetto, Ah, nanetto da sotto, aspetta. Porca di quella iper suprema porca. E dai, aspetta. Beh, sono già morto. Si tenta, mi assista, aspetta. Ok, molto brava. Cosa vuoi? Ok, stanno arrivando le oche, Continua a sparare, al bastardo. Si tenta, lo sa che non supereremo neanche la prima. Aspetta. Doppio. Ok. Ah, aspetta che ci sono le cose sotto. Ci sono i nani. Aiuto. Ragazzi, questa partita sarà molto, molto imbarazzante. Occhio all'orso. Ok, continuiamo a sparargli. Stiamo andando bene, assistente. Non stiamo facendo per niente figure di M. Mi ha preso. No, dobbiamo smetterla di morire in coppia. Quasi alla prima, non è male. Guardalo. Devo ricordarmi di non ascoltare l'assistente, perché faccio più casino ancora. Aia, nonno di merda. Aspetta che arrivano le occhie, Allora, sto basso. Posso riesco a schivarle? Ok, ottimo. Aspetta. Pezzo di erba. Aspetta. Sì, un attimo, perché se salto male. Non abbiamo risolto nulla, assistente. Oh no. Dove vado? Quindi? Cocane, l'ho salvata per miracolo. Ma c'è in... ci sono i nani che rompono i coglioni. L'ho visto, cosa devo fare? Diversamente alti. Si sente la potrebbe cortesemente evitare di morire? Guarda che muore prima di salvarmi. Guarda che muore prima di salvarmi. No, ok. Occhio alle occhi. Sia giù. E mi ha sparato il nano di sotto. Siamo riusciti a far peggio di prima. No, siamo più o meno al punto di prima. Ok, con calma. Si ricorda quanto era bello, Caped? Io mi ricordo proprio la gioia. Già quando non dormi, voglio dirti, sale il porco supremo. Cos'è? Oh, l'orso. Resto qui. Oh, aspetta, sono preso dal panicume. Ok, continuo a sparargli. Riusciamo a vedere almeno la prima trasformazione, che non sarebbe male. Eccola! Si è strappato la barba! Dove è andato? Buongiorno? Un uomo? Cosa fa con le marionette? Sono una marionetta. Assistente, mi salva. Ok, si era dimenticato il tasto, vero? Sì! C'ha la tipica faccia del mio, mi sono dimenticato il tasto. Aspetta. Lanciano le palle! Senta, dobbiamo solo evitare la palla. Le ultime palle famose. Parole famose. Dai, che non è difficile. Come si lanciavano? Aspetta, ho l'invulnerabilità. Com'è che non me l'invulnerabilità? Aspetta. Come si lanciavano? Col cerchio. Sono morto. Aspetta. Sono morto ormai. Vabbè. Porco cane, che lei mi ci muoia più vicina alla pro. Il nano io neanche l'ho visto. Sì, l'avevo notato. Cos'è che davanti? Come si lancia cosa? La special! Con la cerchio. Ok, ci siamo. Quanta... Io ho un HP, lei quante ne ha due? Sì, dai, non è così malaccio. Ma se mi metto sotto, com'è? Per così... Poi che nano mi aveva colpito. Ah, ma escono anche i nani così? Sì, sono bastardo. Non me ero accorto. No, quando ci sono i giochi con troppe cose in movimento, il telone va in iperansia. Gioco i rotti maroni. Quella iperporca. Eccola lì, pure io, mo sono morto. Aspetta, arrivo. Cosa ha fatto? Ok, brava. Aspetta che attivo anch'io la mia, hai tanti saluti? Cos'è? Hai la invincibilità? Sì, è vero. Così posso colpire senza perché minimo rispetto. Ma no, ma non avevo l'invincibilità. No, non ci arrivi più. Vabbè, ma è durata 10 secondi però. Dai. Vediamo se riusciamo a vedere. Io stavo ancora sparando col tasto. No. Brava assistente. Stavo dicendo brava nana. Occhio. Ah, ma possiamo anche sparargli. Non è morto, vero? No, è la seconda trasformazione. È la terza trasformazione. Assistente ha un HP, ce la può fare. Cos'è successo? Mi ha mangiato? Ok, cosa potrebbe mai andare? Sto! Finire nell'acido. Ok, stava andando bene però. Io sono deceduto molto prima. No! Metti in pausa. Bevo anch'io nella vita vera. Ok, stiamo andando meglio. Forse il nuovo potere funziona. Allora, l'assistente mi ha detto di mettermi casomai sotto e sparare verso l'alto. Fai il rotone. Aspetta, che c'è il nano che proprio... No, il nano lo puoi... Se non è lì sotto lo puoi... Era sotto di me, era... vede che escono esattamente da dove mi metto io. Ah, l'ho visto. Porco cane. Se vuoi fare. No, dobbiamo smettere di metterci ai lati. Porco canissimo. Ok. Qua non è male. Non mi ha fregato anche a me. Ah, sì? Sì. Ecco appunto. Vabbè, questa ce la facciamo. Ma io avevo imparato. Sì, ce la facciamo al 100%, assistente. No, quello che mi frega maggiormente è sparare usando il quadrato. Mi incasina troppo, non ha senso perché puoi saltare. È scomodissimo, devo vedere dopo se si possono cambiare i tasti.
Cos'era? La pelle da coda. Porca di quelli per porca. Dai. Dobbiamo cercare di avere un po' più di vita. Oh, ho 3 HP una volta tanto. Devo smettere di spammare quel cavolo di tasto di sparo. Però ribadico che sto gigante sta c'ha problemi, eh. Aspetta, vedi che poi mi spunta sempre da sotto. Però almeno qua riesco a vederlo più o meno. Aspetta. Ah! Dai, questa è stata proprio una fregatura. Qua. Niente da fare, niente da fare. Star sull'angolino non funziona così bene per me. Aspetta, aspetta, cerchiamo di metterci più o meno in un punto. Tutti e due nello stesso momento. Come al solito. Come al solito. Ok, stavolta abbiamo cambiato il tasto. Vediamo un po' se riesco a fare un po' meno schifo. Altrimenti no, davvero saltare per me è troppo difficile. Ah, porco cane, sono scelto. Cocca boia. Faccio comunque schifo. Non è che di colpo divento il big giocatore di Cuphead. Ok, aspetta che attivo l'invulnerabilità per qualche secondo. Così posso stare più tranquillo. Sì, ma dura veramente poco. Durerà 3 secondi a dir tanto. Aspetta, nanetto di M. Dai. Aspetta. E dai. Ma non si può andare avanti in sto modo. Hai 2 vite, potevo tornare. Non puoi tornare. Come si tornava? So che si poteva tornare, salute. Ah, è vero. Beh, ricordiamoci. Ricordiamocelo la prossima volta. Ci siamo appena ricordati che si poteva schivare, gente. Tra l'altro, dopo 4 anni e mezzo, chi boia si ricorda? No, davvero, io ho rimosso tutto, Io ho rimosso tutto per prevenire i danni mentali. Voi non avete idea di come sono uscito dopo gli episodi di Cuphead. Poi, perché sto tizio c'ha dei nani? Porca trota, in bocca. Avrà problemi. Boia, quando siamo tutti e due su un unico punto mi incasino troppo. Vediamo se riusciamo entrambi a arrivare almeno alla parte dello stomaco, che non sarebbe male. Dai. No. Nano di M. Ok, aspetta, il panicume. Ok, siamo arrivati allo stomaco. Ci moriremo comunque assistente, ma almeno ci siamo arrivati. Tu hai 2 vite, dai. Ah, porco cane, ok. Le robe sotto dopo un po' crollano. Ora lo sappiamo. Beh, e io dove vado? Io dove salto? Bisognava saltare qua, perché è rosa. Ah, io che ne sapevo. L'ho provato, ma non ce l'ho fatta. Cioè, quindi lui è là sopra, che è quella specie di tumore. Sì, saprei come definirlo. Sì. Già lo odio. So che non è lunghissimo il DLC, ma non si può andare avanti così. Com'è che si sapeva se uno aveva il potere carico? Dalle cause di sotto. Aspetta, nano di M. Ok, ora lo so. Sì, perché a sto punto l'invulnerabilità non è poi così utile. Mi conviene utilizzare il potere che se visto. Panicume, scelgo te. No, io non ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta, santa assistente. Sono morta. Ma come è morta? No, aspetti. No, io da solo nello stomaco durerò un minuto. No, che un minuto, 10 secondi. Che puoi sdittare. No, non ce la faccio, sono troppo in panico io in sto gioco. C'era una freccetta. Non l'avevo vista. Non so da dove arriva la freccetta. Deve fare il famoso freccette nello stomaco, mio cugino c'è morto, guardi. Iscritti, ma voi ci godete tanto a vedere il telone che tira tanti di quei porchi incredibili, perché fa uno schifo ma proprio assurdo. Porco cane, porco. Non ce la faccio. E non ce la faccio. Aspetta. No. Cerco di farlo fuori, ma non faccio promesse. È abbastanza ovvio che sto per prendermi un nano in faccia. Come si rientrava? Aspetta! Ok! No. È tornata? Sì. Come ha fatto? Ho fregato una vita da te. Ah, grazie, molto gentile. Me lo ricorda un po' com'è, vabbè, che è meglio che non lo ricordo. Voglio capire come. No. Aspetti, assistente. Però. Ho visto cose. Ho fatto cose. Non so dove sono. No. Sono confuso. Anch'io che ho fatto confusione. Però aveva ragione lei. Bisogna andare lì sul tentacolone. Sì, stare lì a saltare. Sì, probabilmente ritornano gli scheletri. Ma quello che mi fa girare le scatole è che fin tanto che non parliamo, magari non facciamo neanche troppo schifo. Non dico di no. Ma poi appena iniziamo a far commentary, ci sale la big distrazione. E facciamo i big disastri. Non l'avevo visto. Ok, bucio, immane, bucissimo proprio. Aspetta, non un comparto. Pezzo di erba. Ansietudine, mi sono dimenticato come si schiva. Porca, visto? Per ricominciamo a far commentari, subito che partono le big boiate. Ciaone. È che ci mettiamo troppo distanti e poi succede. E poi succede questo. Sì. Porco di quel stra super porco cane. Vabbè. E c'era il nano da una parte, il nano so. No. No, siamo troppo stanchi. Assistente, siamo veramente troppo stanchi tutti e due. Ammetto che questo va fatto dopo aver affrontato il boss finale del gioco. E 4 anni dopo, porco cane, io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a pranzo, figuratevi. A parte che la prima volta lo finimmo per via dell'assistente,
Porco cane, sono fossettato per lei. Ok. Non ce l'avremmo mai fatta. E il fatto di mettere i nanetti. I nanetti sull'angolì. No, è una bastardata di proporzioni bibliche. Quella iper. No, vicino a me, decidi un posto. Stavo cercando di non confondermi e andare dall'altra parte. Io andavo sempre dalla tua parte opposta e arrivavo. Ma tu rimani da un lato e io rimango dall'altro. Ma io sempre di questo. Non mi metta la mano davanti allo schermo, però. Già sono messo male di mio. Porca di quelli per porca. Dai, che ce la fai. Ma ce la faccio cosa? Io non devo giocare a Cuphead. Sono negato. È come darmi i giochi a ritmo. No. Io non devo giocare ai giochi a ritmo. Poi devo capire. Quello lì. Cos'era? Quello lì stava andando sotto. Cos'era? E come si sapeva? Si vedeva perché tremava. E porco cane. Aspetta. Pensavo che andassero sotto solo se ci metti i piedi sopra. No, non provo a riesco a salvarla. Allora. Aspetta. Resta vivo. Ha usato la mia vita? Sì. Ok. E l'unica cosa che sono utile io sono aver vita. Adesso si vedono da sotto i nani. Sì, lo so. Ma magari dirmelo? Fan club. Ci vuole morire bastardo. Porco cane. Beh, vedo che hanno mantenuto comunque il livello di sadismo del vecchio gioco. Come ho detto, quando mi metto a far commentary faccio boiate al cubo. Aspetta. Cosa? Ah, mi sono saltato troppo in là. Con la vita giusto un pochettino. Stavo guardando l'assistente. Oh, ma io devo ricompaio adesso? Non lo so. Ok, perfetto. Aspetta. Ok, ho fatto il coso, ho fatto il parry, sono un bambino contento. Oh, l'allero, la. No, peccato. Sono voluto venire a salvarti. Che gentile assistente. Un secondo. Hola tassine, vi do il benvenuto al mio fluttuante palazzo. Io sono l'unico vero sovrano, il re dei giochi. Da lungi vi vidi combattere con zelo e baldanza aiosa. Ed ecco, vi concedo un posto nel mio real torneo. In coteste pugni a nulla serviranno armi e amuleti. Per sopraffare i campioni miei dovrete trovare sistemi d'altra fatta. Adesso parla in italiano antico, sì. E quindi mi stona l'accento inglese. Delle ricchezze le... è un inglese che è arrivato in Italia nel 1003. Va bene. Ho respirato qualcosa. Stavo per dire ho soffocotto. Delle ricchezze le virtù. E ora la pugna. Orsù, forza si tende a fare le pugnette. La pugna? Le pugnette erano importanti al tempo, Dove? Cosa? Cos'è? Cosa bu? Cosa? Scende questo. Perché non ho più... Cos'è? Ma, oh mio Dio. Cosa dobbiamo fare? Non so cosa... Non posso sparare. No, dimmi. Cosa dobbiamo fare? Il parry. Ma non riesco a prenderlo. Il parry? Oh mio Dio. Ah, ragione lei, il parry. Oh, sto perrando. Mamma, guardami come perro. Ok. Ah, poi mi ha ciulato però. Ok, bravo assistente che ha trovato l'idea. Che domani la ricominciamo. Ok. Ok, non importa, qualcuno sfuggì. Questo non aveva la testa. E poi diventano furbacchioni. Ok. Tanto per variare, anche perché dall'altra parte stiamo facendo schiferrimo. Bucolico. Porco cane. Mi rompe le balle che non ho neanche l'amuleto quello con le vite extra, che avrebbe fatto comodo. Ok. Vabbè. Allora, o ci mettiamo uno da un lato e uno dall'altro, perché altrimenti li sto schivando tutti. Adesso che non devo schivare, schivo. Cos'è? Ho completamente sminchiato il tempismo. Sì. Come? No, mi sei sminchiato. Guardi che roba. Allora, è più complicato del previsto. Ora sappiamo quello che ci attende. Una morte, assistente, una morte brutta. Aspetti. Il mio problema è il tempismo. Perché sei andato dalla mia parte? Bastardo, questo viene dalla sua. Questo viene dalla mia. Questo dalla sua. Ah, questo c'era la testa. Testa di minchia. Ora devo controllare chi scende. Aspetta. No, mi si è sminchiato il ritmo. Mi si è rotto il ritmo. Il ritmo dell'imperatore. Aspetta, no. Aspetta. No. A un certo punto vengo colto da un'assitudine assurda. Sì, perché ma possiamo la testa. Possiamo schivare, vediamo un po'. Sì, ma ho paura che se gli passiamo in mezzo. Comunque ci ammazzino. Ok, così va molto meglio. Aspetta. Ecco che si è rotto il ritmo. Si è rotto il ritmo di nuovo. Ok. Ma che ha fatto? Ah, ma poi mi raggiungono comunque, quindi li devo schivare. Schivare pure io. Sì. Aspetta. Tua nonna in cariola. Tua nonna senza testa. Aspetta. Lenta testa. Ok, preso. Ma dobbiamo farlo tutti e due? Non lo so, ogni perché tanto... adesso ogni tanto. Aia! No! Prendimi! Continuo a toffocarmi! A toccoparmi! Il cap è un gioco che va fatto quando sei tranquillo, in pace con l'universo. E via dicendo. Beh, quando è che sono in pace con l'universo?
Sì, vabbè, ma doppio no, sei un pezzo di erba. A parte che avevo perriato, c'hai la nonna Perry? Ok, ah, possiamo anche farlo noi due volte. Ah, eh sì, ciao, però. Non aveva la testa. Non aveva la testa? Aspetta, neanche questo c'ha la testa? Neanche questo. Aspetta, sì, questo sì. Arco cane, aspetta. Boh. Petti. Troppi Perry in un unico episodio, però. Si ricordi che mi pocciola? Perché moriamo sempre assieme? Dobbiamo veramente smetterla. Ma ci saranno i giocatori, quelli bravi di Cuphead, che se vedono sto video, ma ci arriva una di quelle scomuniche assistenti. Va che mi radiano, da YouTube. Dicono, fai troppo schifo. Ok, rallenta. No, se faccio commentare mi distrago troppo. Mi distrago veramente troppo. Tu scendi e mi risalvi. Ok, perfetto. Io scendo dalle stelle. Si stanno ci chiedendo a morire. Che ci sto capendo fino a ciola di niente. Siamo troppo vicini. Non capisco chi è chi. Io ero quello morto. Voi dite, ma chi sono i colori? Io non vedo i colori, io vedo i movimenti. Io sono tipo il T-Rex, se c'è il movimento capisco. Dove? No. Io sono sempre... Se lo so! No, mi sono... Non capisco. C'erano i cosi che si muovono sotto. Ma chi sono? Allora, aspetta. Ok. Ce la possiamo fare? No. Siamo troppo sfasati oggi. Rivoglio le mie vite extra. Voglio una vita che sia un po' extra. Aia, insieme. Aiuto, sono mortuto. No, assistente, venga. No, mi ha schivato di un pixel. Ok, ce la può fare, assistente. No, non ce la posso. Ce la può fare a raggiungermi, mi faccia finire la frase. Ok, con calma. Perché con calma, con ansia. Ansia, paura e porchi. Tanti dico. Ah, c'è pulita la vita vera. Aspetta, no, un attimo, mi devo grattare un ginocchio. Dimmelo perché stavo saltando. Vabbè, salti comunque. A volte il Perry comunque non te lo piglia, però, Continuo a dirlo. Cioè, sarà anche... Ok, qui sono andato in bocca io, ma vabbè, dettagli. Grazie, assistente. Ma a volte il Perry è un pessimo... Oh, tempismo... No! Sempre in coppia. Sono quelli con senza testa che ti incasinano. Qua che chi ha pensato a ste mappe... È uno stronzo. No, ho avuto 4 anni e mezzo di sadismo accumulato male. Dove sono andato? Non lo so, stavo guardando te. Ho sbloccato un achievement, bouncing ball. I can't mean like a bouncing ball. E ovviamente morti in due. Okay. Quindi puoi tipo raggiungere il cielo, l'infinito e oltre. Aspetti, c'ho le nuove tattiche. Li prendo mentre scendono. O lo prendo mentre scendo. Aspetti, ci dobbiamo spostare. Perché ci stiamo incasinando di nuovo. Questo è poco ma sicuro. Ah no, questo non c'ha la testa. Questa è una testa di minchia. Tua nonna, No, poi non c'aveva più la testa. Dove è andato, assistente? No, arrivederci. Ma vedi, tu arrivano, fanno la X, sti merdi. Sì, no, è perché poi quando lo uccidi tu e magari poi perde la testa, arriva da me che è senza testa. E io mi aspettavo di aspetta. Ok, così vieni a prenderli. Porca miseria, corri. No, però poi la seconda non te la conta. Perché è un pezzo di erba. Vai a cagare. L'ho salvata come? L'ho salvata non so come, assistente. E poi sono morto. No, è anche facile perché bisogna solo spammare. Paura, mamma, paura. La vaffanclub. Sì, vabbè, ma non potevo saltare in mezzo. Ora mi ricordo perché ci mettevamo 2 ore a registrare un episodio di Cuphead. Quanto anche di più, quanto era? Impiegavo una vita per registrare un maledettissimo episodio. E stavamo decisamente molto meglio che adesso. Ma porco cane che adesso. Guarda. Ok. Cazzo, se c'è la testa. Ah, questo non c'ho testa. No, non ci capisco più niente dopo un po'. Aspetta, questo ce l'ha. Perfetto, questo. Anche arco cane. Ti ho preso o hai fatto tu? No, ero morto da 10 minuti. Io mi sono recuperato la vita. Ma non è servito molto. Volevo provare a ritornare in vita. Sì, avvisami. Mi ha sconcentrato da morire. Adesso anche la concentrazione serve in Cuphead. Chi è che sta concentrato? Io sto pensando stasera mangio la pizza che non c'è. Sì che c'è la pizza. C'è la pizza. Ah, è vero, però si tratta di una pizza. Io. Che gentile. Okay. Oh, lo sto odiando, ma in maniera assurda sto gioco. Io dovrei fare giochi tranquilli. Cosa metto a fare? Che è? Perché che mangi? Così mi viene direttamente un coccolone. E tanti saluti. Sto diventando aggressivo. E quando divento aggressivo non cambia niente. Faccio schifo comunque. No, faccio schifo anche di più. Addio, assistente. Ah, mi stavo grattando, aspetti. Non posso ritornare in vita così prematuramente. No! Aspetti!
aspetti! Pensavo non mi dica no all'improvviso, che poi muoio anch'io, vede, sono morto per lo spavento. Aspetta, aspetta. Ce la può fare, ce la può fare, è tutto nelle sue mani. Sono messo l'ansia. Sì. Guarda se ho vita. No, ne è solo una, quindi se la faccio bastare. Un maronne. E vabbè. No, c'è un certo punto. Un maronne mi ha concentrato. Ecco, oh, c'è sempre nel motivo. Non posso respirare. Tutti gli altri stanno zitti. Io devo far commentare, sennò loro cosa vedono? Due cretini che stanno zitti e comunque fa schifo. Che cambia. Porca putz. Cioè che. Se mi scendi mentre sto. Non si può. YZ. Vaffa. Oh, no, io vi giuro, io un po' capisco. Ma farmi girare le palle così proprio a prescindere. Dai, come faccio se non mi fa la doppio coso? Non trovi tattiche, non abbiamo tattiche. No, se non ce la colpisce l'altro, la colpisce. Non colpiamo niente, facciamo schifo al cocchio. Siamo tutti e due troppo stanchi, io non dormo da due giorni. Senza testa. Con la testa. Con la testa di minchia, senza testa. Eeeeh, lallero lalala. Senza testa. Però se mi atterra quello che te. Dai! Fanno apposta sti perdi. Prendimi! Sai. Aspetta! Cos'è? Una successione di morti e. E suscitamenti minimizzazioni. No. Non ci sto capendo più niente. Dovete andare a fanculo voi senza testa. Dai, no, eravamo. Mi sa stavolta eravamo vicini, Sì, sì, si mancavano tre. Ah, no, è che a un certo punto non capisci più chi è cosa e dove sì, perché. Dove, quando e perché. Aia. Assistente, la salvo io. Lord Telone, Cavalier Telone e Popo uno straccione. E vabbè, Turco, Khan, Giorgio. Ora va a fan club. No, aspetta. Il panicume, sono colto nel panico. No, sono in panico. Sono in panico più completo. No, ero nel panico più completo. Aspetta, mi sono ricordato. Avremo il dash. Sì, ma è il dash, no, non devo fare la lavatrice, assistente. Non usarlo. Ma penso che se gli finisci in mezzo. Cioè, il dash va bene per far così, probabilmente. Sì, appunto. Ma se a malapena riesco a saltare. No, sto cominciando a familiarizzare col tasto. E giustamente io faccio il dash per la prima volta in volo. E cosa fa quella cazzo il di. Il dash si fa a terra. Non ho visto mai la levatrice volare. Si sente confuccia dalla vita. No, era senza. Porco cane, non mi faccio prendere panicume. Aspetta, questo era con, questo era col porco o senza porco? Non li confondo a un certo punto. Aspetta. Ah, l'ha trasformato lei. Porco cane, dove sono andato? Ho fatto casino. Aspetta. E tua nonna in cariola, questa ce l'ha? No. Questo non ce l'ha? E vabbè. Ne mancavano due? Sì, stavamo andando bene. Dai, non importa. Ribadisco. Io li ho avvertiti all'inizio che se venivano qua non era per un contenuto di qualità, ma per vedere della gente che perde lentamente e inesorabilmente il lume della ragione. La cosa paradossale è che sto gioco in due dovrebbe essere più semplice perché ti puoi riportare in vita, mentre da solo non lo puoi fare. E tanto faccio uno schifo comunque. Bastardo! Aspetta. No! Cioè, mentre vengo a salvare lei, mi salta giù esattamente quello in tiraietto. Sì. No, è un gomblotto. No, lo fanno apposta. È un gomblotto, io l'ho detto, lo ribadisco. Aspetta, adesso è resto qua sotto. Facciamo così, non ti saluti. Non esiste! Beh, il lato positivo è che almeno assistente non ho pagato il DLC. Quindi, non ho buttato via il denaro. No, il gioco, non dico che non se lo merita. Non sono un fan del porco supremo nei videogiochi. Tipo Super Meat Boy e quelle robe lì, voglio dire, come tipologie di giochi. Però porca di quella suprema. Porca. Aiuto. Ammetto, apprezzo lo stile grafico. Il resto. Però lo preferivo guardato su Netflix che giocato di persona. No, che dopo un po' capita uno di quei giochi che non devi continuare a fare. Devi prendere una pausa, ma. Non abbiamo altro tempo perché l'assistente Poretta lavora. Quindi ha solo oggi per darmi la mano a questo video. E dai, è tua nonna in carriola. Poi appena ci mettiamo a parlare di altro. Che magari dici, magari ti distrai. E. No. Porco cane, oh. E lalala. Aspetta, questo è buono. Ok, vaffanclebissimo. Ok, in due. La bandierina la aggiungeremo mai. Con un po' di buccio, si riesce a farlo anche doppio. Ma ci vuole un leggerissimo buccio. Ok, questo è buono. Ok, arca boiissima. E allora ditelo che ce l'avete con noi. No, adesso sono pronto al panico. Siamo andati per un momento veramente benissimo. No, sì, no, farla la combo così ti dicevo. È che dopo cominciano a mandarti solo sì, quelli senza sì, testa. Sì. E quindi ti aspetti di saltare in continuazione. Cioè, quattro volte muoio io, muore lei. Che
Che brutta abitudine che abbiamo! Ok, aspetti che adesso mi ero distratto 5 secondi. Oh, vabbè. Sono stronzi perché saltano a destra e dopo cominciano a tornare a sinistra. No, è che la storia della testa è stata una bastardata. Veramente una bastardata. E ormai abbiamo rotto il ritmo. Poi lo recuperiamo all'improvviso. Non si sa come, ma vabbè, dettagli. Devo misurarmi la pressione prima e dopo aver registrato un video di Cuphead. Deve essere una cosa veramente meravigliosa. Se mi vede il mio cardiologo dice: ma te sei scemo! Aspetta, aspetta! Mi sono fatto panicare. Mi sono fatto panicare. Maroni, ragazzi, come perdo io la conoscenza dell'italiano all'improvviso. Pensavo di avere un centimetro in più. Corrono più di te. Anche un paraplegico corre più di me. Anche mia nonna morta corre più di me. È un dato di fatto. Dai, ultima assistente e tanti saluti. Le avevamo avvertite all'inizio. Io sono un uomo di parola. Se ti dico che un video farà schifo, farà schifo. Parola del telone. Aspetta, che buono. Estestro. Dai. E lalalalala. Ok. Oiu. Oiondi. Giunda. Gijua. Gijua. Ho detto. Io sono andato a manate sulla faccia, No, ho detto, il Perry ha una... Ecco, aspetta, mi devo recuperare. Ho detto, ha una finestra temporale perfetta. Poi chissà perché ti salta sempre addosso quello giusto. Sì, sì. Ragazzi, allora... Chiaramente... No, è difficile. È oggettivamente difficile. Dobbiamo... Poi fa un caldo bestia, siamo nel corso contro il tempo. Io sono stanco, l'assistente... C'ha i polmoni corrosi dal muco. Voglio fare una stronzata, voglio andare nel buco. No, 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 assistente, non lo faccia. Voglio andare nel buco. Ok, 5 secondi. Che bello questo posticino. Assistente, c'erano i ragni che le piacciono un sacco. Anch'io me l'ho già dimenticato che avevamo cambiato i tasti. Oh, ah, ricordiamoci che si può scendere e salire. Beh, non è il momento giusto per scendere. Aspetta, cos'è sta roba? Bombe? Ah, sì, bombe che esplodono. Beh, aspetta, cane, cane. Che devo fare così? Ah, ci si avvicini e poi gli... E poi, cos'è questo? Levati del barbone. Aspetta, certo, però non posso fare i miracoli pure io. Aspetta. Porco cane, troppe cose che si muovono. Ragno! Aspetta, 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 ci scendiamo. Però sì, ci sono anche i fumi tossici. Da sopra, da sopra, da sopra. Ma gli stavo sparando! Troppe bombe, troppe bombe, troppe bombe, aiuto! Aspetta, ragno, 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 bomba, bomba, bomba. Ah sì, che stupido, gli possiamo sparare anche da sotto. Mi sarà completamente dimenticational. Vabbè che era... Guarda. Aspetta, aspetta. Era lì il tizio che dovevo fare, il miracolo. Aspetta, aspetta, questo non è così male. Proprio. No, è male, è bastardo. Occhio, 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 che c'era anche... Ma è un poliziotto, cos'è? Aspetta, salta sotto. Pure le cose che si muovono in qualunque direzione. Aspetta, salta sopra. Ok, togliamo un po' di bombe o qua non ci si vive molto a lungo. Aspetta, aspetta, aspetta. Cane, porco cane. Dai, dai, dai. Ah, ci vuole più di un colpo per far fuori questi. Adesso lo so. No, il flit lo dai a tua nonna? Vai, vai, vai. Mi sono appena ricordato che devo fare anche questo. Certo, anche una fetta di culo. No, io volevo sparare verso l'alto. Cosa ha fatto? Ah, è così che attiva le bombe. Aspetta. Aia, cos'è stato? Non lo so, non lo so. Aspetti. Okay, le ho parriato. Con tutto quello che abbiamo parriato prima, santo cielo, dovremmo essere i geni del parrying ormai. Aspetta, scendo. Sempre in due. Dai, che c'eravamo quasi al primo cambiamento. Assistente, non può andarmi meglio nel livello col ragno. Non esiste. Sì che posso andarti meglio, è giusto? Ah beh sì, perché li odia maggiormente. Non fa una piega come ragionamento. Aspetta, 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 fa troppi schifi, troppi casini. Ok, vado ad attivare un po' di bombe. Aspetta, sotto. Non si può sparare verso il basso? Ah sì, ma non bisogna fare quel tasto che ti tiene fermo. Ora mi sono ricordato. Ah, facciamo che elimino un po' di minion. Sei un pezzo di erba comunque, ma vabbè, dettagli. No, 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 aspetta, 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 che c'ho il coso e poi scendo. Aspetta, bomba e poi scappo. E dai, aspetta, 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 che c'ho il coso. No, non ce l'avevo, non ce l'avevo, no! non ce l'avevo. Dov'è, assistente? Dov'è? Sono. Dove? Su, sono morta. Usi una mia vita, usi una mia vita. Un attimo, trovo il tasto. Sopravvivi. Ok, ok, aspetta, che tanto coso le bombe. Casino, aspetta. Troppi. Oh, sì, un'andata, credo. Che sta facendo? C'è una signorina? Salve signorina? Oh, pessima, ma non venga da me. Cos'è? Oh! Quello rosso fa male. Hanno messo i colori per il daltonico. Che bello questo gioco. Ah, io avevo anche l'arma quella che andava a tracciamento automatico. Forse è più semplice da gestire. Vediamo un po'. Ok, è fatta proprio per i nabboni come il telone. Non posso essermene ricordato solo adesso. Ma i colpi... Ah, aspetta, i colpi lo aspettano. Eh sì, tua nonna. Speriamo che raggiungano anche il resto dei nemici. Aspetta, scendi, scendi, scendi. E dai,
Sì, ma non si può essere così. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta, mi riesco a prenderlo da dietro. Detto così sono male. Aspetta, aspetta. No, troppa gente, troppa gente, troppa gente, troppa gente, troppa gente, troppa gente. Ok, perfetto. Ok, con i colpi così diretti. No, faccio schifo comunque. No, vabbè, dettagli, vai, beccalo, beccalo, beccalo. Aspetta, super. Come cazzo si chiamava? No, si sente. Torni da me. Usi la mia vita, usi la mia vita, usi la mia vita. Usi la vita, presto, 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 presto. Allora, cerchiamo di pigliare la cantante fin da subito. Allora, dobbiamo stare quindi attenti alla musica. E certo. Dove sono andato? Sono morto? No, io ho proprio. Ah, ok. Non ci stavo capendo più niente. Questa è tua nonna? Porco cane. Stavo cercando di capire dove cazzo bubolo andare. Signori, come ho detto, un episodio particolare. Ma questo è l'episodio fail. Sì, beh, ci sta. No, 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 no. È più difficile del gioco base, comunque, sì. A mio avviso. Lo rifaremo. Questo è un episodio bonus. Godetevi la nostra sofferenza. Noi andiamo a piangere lacrime di sangue. Ci mettiamo un Bastardi attimo a ricordarci così. I tasti, perché io continuo a confondere. Ah, dopo 4 anni e mezzo io non mi ricordo neanche come cacchio mi chiamo. Ah sì, mi chiamo... No, tanto loro c'hanno di quelle teorie ormai. Buono, signori, io direi che per questo episodio è tutto. Consideriamolo un bonus, effettivamente. Sì. Nei commenti non fateci sapere cosa ne pensate, lasciate stare, mettete un mi piace proprio per tristezza, disperazione e pietà. E noi ci vedremo in un prossimo video quando ci riprendiamo fra... Quando esce Cuphead 2, 3, 4 e 5? Datemi il tempo di ripigliarmi per non ci vediamo fra un paio di anni. No dai, ve ne ripubblichiamo altri, lo finiamo in qualche modo. Ciao, sì, ciao. Sì, sì.